partiamo da questo pesce, che è un pesce bastone. Dopo averlo bagnato per 48 ore o anche 3 giorni abbiamo questo pesce. Adesso noi andremo a fare il baccalà alla vicentina e vi faccio vedere come si fa. Allora, noi avremo una cipolla grande come una mela arenita per ogni pesce. Abbiamo del prezzemolo tritato, abbiamo dell'aglio tritato, abbiamo del sale e pepe che io per accelerare i tempi l'ho mescolato, abbiamo delle acciughe salate disiscate, abbiamo pochissimo formaggio, della farina bianca, dell'olio d'oliva e del latte appena munto, o un latte nostro vicentino, comunque questo è il latte. Allora, adesso lo andiamo a pulire. Dopo averlo bagnato, noi andiamo a tirare via le nostre spine in eccesso, non più di tanto, perché il baccalà è buono anche con qualche spina dentro, se no non è baccalà. Allora, tolto le spine del dorso, andiamo a aprire dentro. Arrivato questo, adesso noi lo andremo a pulire, tiriamo via le spine più grosse, ci vuole un po' di pazienza. Adesso noi andremo a fare il nostro soffritto di cipolla. C'è anche un detto che quando si fa il baccalà, quando si mette l'olio, bisogna girare la testa per non vedere quanto ne va giù. Adesso me lo vado a mettere a soffriggere. Faremo soffriggere questa cipolla fino a che è diventata non bionda ma che sia cotta. Adesso lo lasciamo andare e noi andiamo a condire il nostro baccalà. Allora andiamo a condirlo. Sale e pepe. Attenzione con il sale, perché noi avremmo messo le nostre acciughe salate e quello mi dà anche un pizzico di più sapore. Una volta messo il nostro sale, vado a mettere il mio aglio da crudo, un cotto, il prezzemolo, un pizzico di parmigiano, poco, perché sennò il parmigiano ha un brutto difetto che poi si attacca sotto al tegame, e un pizzico di farina. Adesso io vado nella cipolla a mettere le mie acciughe salate. Adesso noi andremo a mettere le nostre acciughe dentro nella cipolla fino a che si sono sciolte. Adesso la nostra cipolla è cotta. Se noi andiamo a vedere, la cipolla vede che è bella cotta, andiamo a farcire il nostro baccalà. Praticamente noi le diamo la farcitura come fosse un panino. Una volta fatta questa operazione, noi andremo a chiudere il nostro baccalà e lo andremo a tagliare a tranci. Adesso noi, fatto questa operazione, noi andremo a metterlo nel tegame. Allora, il baccalà, perché venga buono, bisogna che sia l'ultimo pezzettino, ecco, quando che dicevo prima che bisogna girare la testa quando si mette l'olio. Ok, andiamo qui e andiamo a una cosa che io mi raccomando sempre ai miei ragazzi e mi raccomando anche a voi: la farina deve essere poca, se no noi mangeremo farina e non baccalà. Vede che io ne metto poca. Lo vado a mettere, a disporre nel tegame, tutto bello rotondo. Se voi vedete, il tegame è bello pieno. Adesso io ci andrò ad aggiungere il latte. Vedete che io l'olio che ho messo prima è a coperto, deve coprire tutto il baccalà. Se io vado a mettere il mio, a coprire il latte, e lo vado a mettere nel fornello.
Adesso io lo metto sul mio fornellino fino a che mi alza il bollore, perché deve alzare il bollore, cioè non deve bollire. Quando vedo che comincia a fare le mie bollicine, io poi lo andrò a mettere sulla mia piastra, che mi vada piano, perché così una volta si cucinava nel camino, ma adesso purtroppo non si può più usare, e via. Allora, noi una volta che è cominciato a bollire sul fornello, noi lo andremo a mettere sulla nostra piastra a un fuoco molto moderato, cioè vuol dire che mi deve fare, in dialetto si dice pipare, cioè deve fare plop 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 per 2 ore, perché non si deve ritirare, cioè tutta quanta le sue latte che noi abbiamo messo, mi deve restare l'olio bello, bello pulito. Sono passate 3 ore e mezza di pipare, come si dice in dialetto, e noi avremo il nostro prodotto finito. Eccolo qua. Quello che io mi raccomando sempre, non mi servite mai la polenta a cucchiaio, ma polenta a fette calda, bollente. Questo è il nostro prodotto finito. Se voi vedete che è bianco e non è rosso, e cosa vi devo dire? Buon appetito a tutti e buon baccalà a tutti.